Sono arrivati altri amici, ecco l'avvocato Romagnoli e Fabio, buonasera, saluto Angelo Martinelli che ho visto arrivare, che ecco Antonio Passotto, vieni Angelo, vieni a sederti vicino a noi. Angelo è il nostro magistrato scrittore che ci aiuta ogni volta ad introdurre anche i suoi concorrenti, no? Perché anche lui è in concorso. Salutiamo Antonio Passotto con un applauso, il volto noto del nostro TG24. Saluto anche l'architetto Alessandria che avevo visto arrivare, che volevo chiedere al professore Palma di ritornare un po' su quell'argomento trattato, perché c'è una continuità, no, in questi nostri incontri, nell'ultimo, quello che era legato al giorno della giornata della memoria e quindi a questo olocausto, che è un olocausto non diverso da quello prettamente italiano dei nostri caduti, sia nella prima guerra e poi, come abbiamo ricordato ieri, anche nelle foibe. Quindi questo diritto alla memoria, quindi noi abbiamo visto la vita reale che diventa letteratura, la letteratura che ci porta a parlare oggi qui in un consesso di turisti, di giuristi, turisti pure, perché effettivamente questo libro potrebbe essere anche una guida, perché l'ingegnere traccia e racconta identità di diverse regioni italiane, perché appunto la guerra non conosce limiti nell'assoldare soldati, quindi effettivamente potrebbe anche essere un itinerario, a parte un itinerario che comincia da Aquileia, no? Perché come ha ricordato l'avvocato Schipani, poi di questi 11 militi ignoti, solo uno ne arriva in Italia, attraversa tutta la penisola, si affaccia a salutare questo feretro con la bandiera italiana, tutta l'Italia si affaccia a salutarlo, a rendere omaggio, e poi finisce al Vittoriano, che da quel momento diventa per tutti noi l'altare della patria. Il diritto alla memoria, professore Palma. Grazie Antonella. Questo libro non è un libro celebrativo. Se si pensa a questo, si fa l'errore che ho fatto io, nel senso che mi sono accostato a questo libro con grande diffidenza, l'ennesima celebrazione reducistica. Perché nella nostra cultura, va bene detto prima, i fatti della nostra storia sono stati in qualche modo rimossi. Chi di noi, tranne gli specialisti, ricorda le grandi battaglie della prima guerra mondiale? Penso nessuno. Forse uno ricorda il Piave, nel senso la rottura del fronte, quindi Caporetto, ma ricordiamo Caporetto, non le grandi vittorie. Perché è accaduto questo? Benedetto XV aveva ragione quando definì il tutto una inutile strage. E aveva perfettamente ragione perché, prima di tutto sul piano delle alleanze, il territorio che noi poi abbiamo conquistato a prezzo di indicibili sofferenze ci fu offerto dagli imperi centrali, ci fu offerto. E allora perché abbiamo voluto fare questa guerra? Perché le classi dirigenti del nostro paese si dovevano accreditare con il mondo occidentale, soprattutto con la Francia e con l'Inghilterra. Questa fu l'operazione che portò alla inutile strage. Però questo libro non è un libro che rievoca fatti bellicisti. Tra l'altro tutta la vicenda del milite ignoto, perdonatemi, è piena di due grandi componenti della retorica nazionale: la guerra, la vittoria e il familismo, la mamma che sceglie, le mamme che accompagnano. Tutto questo non ci appartiene più, ed è bene che non ci appartiene più. Quindi questa non è la nostra memoria. E questo libro in realtà fa parlare i morti. Fa parlare i morti nella loro quotidianità, fa parlare i morti che in una guerra fatta al confine con il proprio nemico, perché le trincee distavano poche centinaia di metri l'una dall'altra, i nemici si vedevano da volta a volta,
si viveva insieme le terribili condizioni delle trincee, la malattia, il fango, la sofferenza. Questa fu una guerra per qualche aspetto domestico, cioè una guerra vissuta insieme ad altri nemici che però erano vicini, si conoscevano, non era il nemico astratto che si colpisce con il razzo da migliaia di chilometri, no, il nemico stava di là, stava di fronte. E qualche volta, raramente, i fronti fraternizzavano contro i vertici militari. Qualche notte di Natale, in cui ci fu sospensione delle attività belliche, e un abbraccio generale con. Allora, da questo punto di vista, l'autore che fa parlare i morti parla di una vita negata. E la vita negata è un male. È un male. La nostra identità nazionale, se poi la vogliamo dire tutta, non è nata con la Prima Guerra Mondiale. Perché con la Prima Guerra Mondiale è nato un altro tipo di identità. L'identità nazionalista, rivendicativa, è nato il fascismo, con la conseguente retorica nazionalista. Il mondo cattolico fece bene a guardare con perplessità gli eventi bellici, partecipò come era dovere fare, ma con perplessità. E tra l'altro, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, non è che i cattolici entrassero in politica, ci fu il patto Gentiloni, ci fu una serie di eventi, ma il mondo cattolico non si riconobbe mai quello di paese, se non, ahimè, dopo i patti laterali. Quello fu il momento in cui i cattolici entrarono in un circuito cesaro-papista che certo non ha giovato né al paese e né alla Chiesa. Questa è la mia opinione. Allora, l'oggetto vero di questo libro è la morte, che si contrappone alla vita. Della morte si può parlare in tanti modi, nella letteratura mondiale si è parlato in tanti modi. Qui mi piace ricordare un libro che fu scritto alla fine del XV secolo da Sebastian Barth, La nave dei folli. Che cos'è la nave dei folli? Poi è rappresentata in un meraviglioso quadro di Hieronymus Bosch. È una nave, e la nave rappresenta la morte, nella icastica dell'arte pittorica. È una nave in cui le persone traghettano verso la morte, però dandosi ai piaceri in modo sfrenato. Poi vi sono state due interpretazioni, una in cui Sebastian Barth, essendo adamita, favoriva i piaceri come in qualche modo cura della morte, terapia della morte. Dall'altra, la morte sul piano della sua serietà si oppone al godimento e alla vita. Perché ricordo la nave di Sebastian Barth? Perché è una rappresentazione allucinata della vita e della morte. Ebbene, questo libro, che poi ha tante ascendenze letterarie, gli autori scrivono nel loro contesto, poi debbono essere in qualche modo sezionati anche contro le proprie opinioni, e in questo libro ci sta Vasco Pratolini, ci sta Palazzeschi, ci sta tutta una grande letteratura italiana fiorita negli anni dal 900 al 950, in cui i protagonisti sono gli umili, quelli che non contano. Questo libro ha come suoi protagonisti quelli che non contano, gli umili, e che però sono morti, e morendo hanno acquisito la stessa dignità dei grandi. E allora, secondo me, questo libro non c'erebbe a niente, non c'erebbe la Prima Guerra Mondiale, la vittoria, il redentismo o analisi di tipo classista, no? La Prima Guerra Mondiale come voluta dall'alta borghesia contro gli interessi del popolo. No, questo libro si limita a raccontare
10 storie di morti che sono vissuti e che morendo si sono rivelati grandi, in questo senso meritevoli del nostro ricordo. Quindi i miti ignoti rappresentano tutte le centinaia di migliaia di persone che hanno sofferto, sono morti e hanno nella morte riscattato la grandezza, ma non della patria, ma della loro umanità. Questo secondo me è il senso più vero di questo libro. Grazie.